Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione.
Buonasera, ciao amici a casa e benvenuti in casa Peiretti. Bianchini, di solito ti vedo suonare la chitarra, adesso eri al pianoforte ma hai accompagnato questo brano straordinario, almeno tu nell'universo. Vuoi restare lì tutta la sera o vai a prendere la chitarra? Secondo me si sente sola. Si sente sola, ma chi, la chitarra o Alessia? La chitarra. La chitarra, perché c'è anche Alessia stasera, qui dobbiamo presentare. Presentiamo prima la chitarra. Signore e signori, Luciano Bianchini qui in diretta va a prendere la sua chitarra che è buttata lì per terra, ma neanche fosse la ciotola del gatto. A proposito dei gatti, oggi è la giornata dei gatti, salutiamo tutti i gatti all'ascolto. Oh, fammi sentire, abbracciala prima. Guarda, quando Bianchini abbraccia la chitarra venerdì 17, abbiamo 17 oggi ragazzi, sì? Pure venerdì, la connessione non è ancora saltata, tanta roba. Allora, vediamo, aspetta, perché dobbiamo fare una cosa molto bella. Bella, molto tecnica. Fammi un attimo da tecnico di palco, reggi. Ecco, guarda qui. Reggimento. Oh, vedi che. Reggi microfono. Vedi, tutto sommato queste tecnologie, questi addetti ai lavori che abbiamo qua in casa Peiretti sono molto molto bravi. L'ho detto prima, l'ho annunciata prima, adesso ve la chiamo, ve la presento, signore e signori, Alessia Chelucci. E buonasera. No. Sai, io sono sempre pronta. Buonasera Alessia. Come ciao, stai? Buonasera. Tutto bene? Bene, grazie. Tutto so che devi andare a prendere l'asta, sì, quindi prendiamo l'asta. Voglio fare gli inizi da solo, carino. Poi però dobbiamo ricomporci come le prove. Quindi ci siamo ragazzi, siamo qua, siamo pronti. E voi siete pronti a casa? 348 8040 254 il numero per i vostri messaggi. E questa sera voglio giocare un po' con voi, perché abbiamo tante di queste magliette belle da regalare ai nostri amici a casa. E quindi ogni tanto mi invento un giochino. Sì. Questa sera mi avvalgo della facoltà di avere qua vicino a me un maestro di chitarra come Luciano Bianchini. Vi facciamo sentire pochissime note di un brano, ma proprio poche note di un brano, e voi dovete indovinare quale brano è, quindi mandando un messaggio al 348 80 40 254 con il titolo del brano, il vostro nome, il vostro paese, poi vi spediamo la maglietta. Quattro note sole. Quattro note. Prova un po', Luciano. Aspetta, quindi mi hai detto che è un sol? Aspetta che qua c'è. Scusi, ok, perché altrimenti sembra di essere in. Molto bene, tanto sarà qualcosa dei Pooh. No, regia, non è. Vi aiuto, non è dei Pooh. Rifacciamola a sentire un attimo a casa, vediamo un po'. Lo rifaccio. Vai. Con le terze, ok. Così. Ok, quindi dun. Per adesso è difficile, però man mano che andiamo avanti con la puntata aggiungiamo più note. Adesso però siamo qui per cantiamo una bella canzone, The Wind of Change, in versione italiana di Fiorello, tutti insieme a voi. Siete pronti amici? Però voglio sentirvi cantare tutti, ma proprio tutti. Vamos.
Paolo Regia mi ha scritto: vedi che c'è qualcosa che fa casino, è la Juanita, è la Cheluzzi che fa casino. Cosa ti è successo? Ti è caduto? Ho avuto una collisione con... Hai battuto il ginocchio con l'asta, la mano con l'asta. Che qua abbiamo i microfoni talmente sensibili, d'altra parte, dove deve essere così, che appena facciamo tuc, e poi Paolo è lì con le cuffie molto impegnato che ascolta la... Sei presente quelli? Ti ricordi quel gioco che vuoi tu vince 1000 euro? No! Vuoi una macchina, una Ferrari? Sì, poi alla fine non vinceva mai niente nessuno. Non hai le cuffie, Paolo? Vabbè, chi se ne frega, io l'ho fatto così. 348 80 40 254, giocate anche con noi questa sera, provate a indovinare qual è questa canzone qui. Vai. Una nota in più, una nota in più, non di più. Vai. Aspetta, allora. Ok, noi la facciamo. Il tempo è giusto? Vai, ancora una volta. Dun, 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 dun. Sono sei, sono già tante. Provate un po' a indovinare a casa. 348 80 40 254 vince la maglietta di casa Peiretti. Adesso vi portiamo all'interno, all'interno di un telefilm che ha fatto innamorare non una, non due, ma ben quattro persone. Di solito dicono non una, non due, non tre, ma quattro. Quattro io so che sono innamorate. Con, signori e signori, cantate tutti insieme a noi. Arriva Sandokan. Ve lo ricordate un po'? Ma io non ne perdevo una puntata. Sono arrivati 10 messaggi che davvero mi assomiglia. Io devo solo farmi crescere i capelli. E quindi ascolta, so che Giuliano Falco è all'ascolto, so che lui adora fare i montaggi. Giuliano Falco, questa volta ti sfido io, devi farmi un montaggio coi capelli di Sandokan e il mio viso. Ti faccio un fermo immagine proprio adesso in modo che tu puoi...
Eccomi qua, vediamo cosa arriva in puntata. Secondo me sono bello uguale, forse ci prende. Ci prende, sì. Ci prende per il abbastanza. Ma quello è poco, ma sicuro. Allora amici, a casa volete vincere la maglietta di Casa Beiretti? Provate a indovinare questa canzone qui. Vai Luciano, vai, vai. L'hanno già scritta, sì. No, vai, 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 vai. Ci fermiamo qua per questo tempo, sì, perché poi una nota che cambia, queste sono cinque uguali messe in modo diverso nel pentagramma, nel senso con un tempo diverso, ma appena daremo la nota successiva cambierà tutto. Però voi comunque sia, provarci non costa nulla, quindi provateci. Adesso ieri è arrivato un messaggio mio chiaro Bianchini di un brano complicato, e visto che i brani complicati faccio fare a tutti, a te questa sera mi canti una canzone della Strana Società, sì. Il giardino di Tamara. La conoscete, amici a casa? Io personalmente poco, ma nelle prove Bianchini mi ha fatto emozionare, quindi sono convinto che la sua voce, l'interpretazione e un bel brano così arrivi dritto nelle vostre case. Quando fai così è perché, come a scuola, o devi far pipì o devi dire qualcosa, dica. Ma tu lo sai che io ho suonato con la Strana Società? Ma davvero? Ma certo, un anno quindi, intero ho fatto con loro. E quindi bello anche l'idea di cantare un loro brano. Quindi sì, mi fa piacere. Bianchini. Cosa c'è? Anch'io. C'era anche lei, giusto? No, già dietro. Sono dietro. Sul trespolo. Proprio, vabbè. Che sembra un pappagallo. È vero che c'era anche lei. Sei pronto? Vai. Eccola qui. Nel giardino di Tamara. Interessante. Arriva subito, Ma io aspetto, sono qua. Più che gira. Non ho fretta.
Bravo. Hai capito, Bianchini? Quando lo metto alla prova lui c'è sempre. Bravo Bianchini, guarda, farei come no, a Sanremo occhio. No, non posso farlo, però come dice la mia amica cinese Desti sulle luci, Darera è il cognome. Due minuti e mezzo, poi torniamo qui con un brano bellissimo che si intitola Scrivimi. Però voi nella pubblicità approfittate per scrivere a noi, ok? Certo. Un bel messaggino al 348 80 40 254. Ok, pubblicità. Alessia Chelucci, Luciano Bianchini, scrivimi in diretta qui su Rete 7, Casa Peiretti. Luciano, so perché stai proprio, stai friciulando, che non voglio... Friciulando si dice, friciula. Vabbè, vuoi dire una cosa? Dilla, vai. Su. Sì, volevo dire una cosa, non ho alzato la mano ma la dico. Dai, dilla. Volevo fare tanti auguri e dedicare questa canzone che ha appena cantato Alessia, in un modo stupendo, a Valentina. Valentina che ha compiuto gli anni 2 settimane fa, una bellissima ragazza. Per i suoi 18 anni io ho suonato la sua festa, tutta bella gente, veramente, fratello, la mamma, Valentina. Auguri, Valentina! Auguri, auguri, auguri.
auguri anche, interrompo Luciano, se no fa tutta la lista di tutti gli invitati. Sì, io ne ho poi. Grazie. Ragazzi, a proposito di iscrivimi, adesso andiamo a leggere i messaggi. Però, sì. ho promesso un aiuto. Ho promesso un aiuto. Ah, quindi sì. Vai un po', attenzione, vai. Va ancora, praticamente tu... 6 ne ho fatti adesso. Sbagliato, dobbiamo rifarla. Falla giusta tu, devo andare sul fa, sol, fa. Vabbè, falla tu. Sol. Sol. Dai, fallo la quella. Faccia. Sì, dai. Facciamolo bene, perché i nostri amici a casa così possono indovinare, vai. È bravissimo stasera. Vabbè, se non lo indovinate adesso, però ragazzi non possono... No, non è la canzone di Class Hydra, no, purtroppo no, la canteremo, la canzone di Class Hydra, è difficile dirlo, eh. La canzone di Class Hydra, prima o poi la canteremo, ma adesso andiamo a leggere, ma proprio tutti i vostri messaggi. Vai regia! Casa Peiretti è seducente, come una notte stellata estiva. Ci fate provare infiniti batticuori. Un caldo abbraccio, Dani e Alessandria. Grazie, Dani, grazie. Ma che belli. Kabir senza bir, con la birra. Bellissimo. Fantastico. Bellissimo. Sempre bravi. Ciao, ho visto prima il meme. Rinuncio a giocare, non azzecco mai, Ciro. Anche se... Ma è bellissima questa cosa, Kabir. Bravo, senza bir. Ma Ciro, ma mi stupisce ogni giorno. Da quando è innamorato? Ma è innamorato? Sì, ma non posso dire nient'altro per la privacy. Ah, ci saranno le foto su Novella 2000. Certo. Ciao, carissimo Enrico e tutta casa Peretti. Siamo Laura e Angelo da Mondovì. Volevamo farti una richiesta. Per quando potrai, gli è bellissima. Gli amori di Toto Cutugno, un brano che io adoro. Complimenti a tutti, buona domenica, va bene, la prossima settimana prometto che arriverà Gli amori, 1982 se non sbaglio, di Toto Cutugno. Oh mio Dio. Peirocan, cosa? La tigre, cosa, oh mio Dio, è bellissima. Non si può guardare. Ma come non si può guardare? Io l'altro giorno al semaforo c'era uno che lavava i vetri uguale. proprio è uguale, vabbè. Era vabbè, meno provato. Era senza spada, ma in mano così aveva il tergicristallo. Bellissimo. No? In casa Peretti, è bello ascoltare le canzoni che hanno poesia nelle parole e nell'amore, sono le canzoni che non tramontano mai. Bravi Enrico, Alessia e Luciano, eccellente con la sua chitarra. Un abbraccio dal nostro Tony. Ciao Tony, ciao. Fantastico Enrico, una canzone difficile di Mia Martini, bella interpretazione, grande maestro Bianchini, sempre eclettico, camaleontico, il bianco ti dona. Grazie Laila. Te l'hanno mai detto che sei camaleontico? Sì, infatti mi camaleontico. Nascondo, mi camuffo io. Caro Enrico, grande inizio con questo momento, Mia Martini, grande emozione, un abbraccio da Fonsina Germano, ciao ragazzi, ciao. grazie. Eh sì, ce l'ha fatta, il nostro Falco è sempre attento, poteva fare meglio però. E là, guardaci qua. Alessia, sei grandissima, un applauso da Censino. Grazie, ci vediamo domani, ciao. Sì, adesso ne parleremo, di cosa succede domani, a Novara. Sto cantando con voi, grazie Elena, canta più forte che puoi, cantare fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa venire fame, fa venire anche... una voglia proprio così di cantare. Sì. La contessa di Balma vi manda un grande saluto. Contessa, buonasera contessa. La contessa di Balma. Il 20 marmita, cioè Maurizio, compio gli anni. Non mi potrebbero Alessia o Valentina farmeli alla Marilyn Monroe. Grazie, come sempre, bravi. Quando è il 20? Fammi un po' vedere. Quanti ne abbiamo oggi? 17. Vedremo cosa succede, marmita. Abbiamo in serbo delle belle sorprese. Ciao a te e a voi, alla regia. Saluto alla famiglia. Quando puoi fai qualche canzone di Nino D'Angelo. Grazie mille. Vi voglio tantissimo bene. Saluti Daniela da Torino. Va bene, metteremo anche la prossima settimana in onda qualche brano di Nino D'Angelo. Ciao Daniela. Grazie Dani. Caro Enrico, se mi inviti vorrei cantare Canto straniero di Marcella Bella. Bacio. È sempre la contessa? Penso di sì. Contessa, ci mandi un pezzettino anche così. La mettiamo subito in onda a cappella mentre sta guardando Casa Peiretti. Così sentiamo innanzitutto, certo, no? La contessa, no, come canta. Come canta la contessa, la contessa come canta. Ciao Casa Peiretti, vorrei parlare del quarto posto di Class Hydra. Non sì. Arriva, sì. Anche se meglio che ultimo, lo trovo ingiusto. Io non esisto è un brano che parla del dubbio esistenziale. Io vi adoro, amici a casa. Purtroppo non è stato Stefano, ti adoro Stefano. Ormai sono entrati nella parte. Certo. Quindi ditelo in giro. Fate anche voi degli scherzi in giro. Dite se conoscono Class Hydra e
e poi mandiamo in onda i vostri scherzi. Ciao Casa Peretti, bravissimo Enrico per il tuo inizio super stellare. Un saluto al trio di Armeno, dal trio di Armeno. Ciao! Ciao, ciao! Grazie. Ciao! Mi è venuta un'idea incredibile in giro, eh. Vai, vai, vai. Un pochino tirchio di note, Enrico. Maestro Luciano, aiuto, Anna. Beh, perché poche note fanno sì fan capire che... niente. Ciao, no, Anna. No, fatemi finire. Poche note fanno sì che il testo, l'interpretazione vengano più fuori. Ah, buonasera, no. Io la butto lì. E se domani di Mina. No, sbagliato, Milena. Mi dispiace, non è il brano di questa sera. Complimenti a tutti, in particolare Enrico, ma anche la bellissima Alessia. Bellissima la versione di Wind of Change degli Scorpions. Un saluto da Pino. Ciao Pino, grazie. Ciao Pino. Stasera risotto ubriaco con il vino rosso era di... però tutte le volte che io vedo queste cose... Anch'io ho risotto stasera, ragazzi, eh. Mi viene proprio la collina in bocca. Comunque, grazie Alessandria! Grande Casa Peiretti, vi guardiamo dalla baita di Pratone... Ah, Pratone Voso, wow. Che bello! Luca d'Alba! Beh, facci una foto bello. Dalla baita, facci una foto della baita. Ciao ragazzi, siete sempre fantastici. Un abbraccio a Giuseppe e Anna Maria, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Sempre Peirocan, col tuo aiuto. Ma dai, basta, sei capito? Non mi piace tanto, mi aspettavo un montaggio più bello. Qua sembro senza denti, poi con lo sguardo incazzatissimo, no? Ciao Enrico, potresti mettere in programma tutto alle tre dei nostri amati Pooh? Ma certo Giovanni, volentieri. La tua valigia è lì sul pavimento, ricordo il giorno quando l'hai portata. Comprata. La faremo bene la prossima settimana. Bellissimo inizio, bravissimi tutti e tre. Ornella da Lusernetta, grazie. Grazie, ciao. Ciao Ornellina, grazie. Voglio anch'io la maglietta di Casa Peretti, visto che fra un po' faccio gli anni, il 27 di questo mese, 41 anni fa. Fammi un regalo, Enrico. Mandami la maglietta. Ti voglio tantissimo bene. Ma se non ti firmi, come faccio? Io te la regalo anche la maglietta, volentieri, per il tuo compleanno. Ma firmati. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, Alessio Caluzzi, Luciano Vecchini, siete meravigliosi, grandi. Ciao Enrico, complimenti per il tuo Sanremo. Buon weekend a tutti voi da Antonio Primicelli di Rivalta di Torino. Grazie Antonio. Ciao, grazie. Dico talmente veloce il messaggio che aggiungo anche le parole. Rivalta, esatto, di Torino, vedi? Anche perché conosci un'altra Rivalta? Io no. Sì. Ciao Casa Peiretti. Secondo noi la canzone è Guantanamera, Marina e Mauro da Corio Canavese. Non è Guantanamera, poteva sembrare. Poteva. Wow, che voci. Un bacio a mia moglie Silvia, Paolo da Torino. Bacio. Ciao, ciao, grazie. Bacione ciao. A Silvia, ciao Paolo, ciao Enrico. Domani è il mio compleanno, mi puoi dedicare tanti auguri? Sono Anna di Pollino. Auguri Anna, tanti auguri da parte delle 7 e tutta Casa Peiretti. Auguri. Enrico, la tigre di Luserna, altro che Kadir Bedi, noi preferiamo te, un bacio a tutta la truppa, Total Black. Non esageriamo, conosco i miei limiti, diciamo che di uguale abbiamo solo il modo di fare pipì. Dai, non so, non si capisce. Hanno ragione. Ma no, adesso li abbiamo aiutati di più, ragazzi, lo sapete che siete stra, super, iper, bravissimi. Roby da Nizza Monferrato, grazie per la compagnia, grazie a te Roby, grazie di cuore, grazie. La canzone Guantanamera? No. Ma no, sai, Giovanni, che gli somiglia molto. Ma sai, non è quella, adesso andremo a scoprire qual è. Bravissimi ragazzi, sempre unici, inizio stupendo. Vi abbraccio tutti, Gabri da Grugliasco. Ciao Gabri. Ciao Gabri. Comunque siete tirchi, hanno ragione. Oh, siamo tirchi di note, per quello, sì, per il motivo. Io credevo per il primo brano, chiedo venia, ha già sbagliato. Buona fortuna a tutti voi, da Paolo e Bruno, grazie. Ogni tanto mi piace questa frase, buona fortuna, perché ne abbiamo bisogno. I brani complicati sono per Bianchini, bravissimi. Gina da Torino, certo. Ciao Gina, ciao, grazie. Gina, stai scherzando, che faccio io? Fa Bianchini, scusami, eh. Abbronzatissima, Edoardo Vianello, Gianluca Castagnole Lanza. Ah, ma no, non è abbronzatissima! È difficile. Ma no, per caso sono in Santana. Ciao, Faus, Pericle di Torino. Sei forte, Peira. Grazie, Pericle. Ciao. Non è Santana. Peira, vabbè. Ciao a tutti, bravissimo il maestro Luciano. Super con la canzone Nel giardino di Tamara. Bravo, Franca. Ciao, Franca, grazie.
Ciao, Il Giardino Tamara cantata con sentimento. Bravi a tutti, grazie anche perché con Casa Peretti ho scoperto Rete 7 con programmi che mi appassionano, mi rilassano, perché come tempi passati anche la pubblicità non è frenetica. Per Pasqua vado a prendermi il vino alla cantina del Canavese. Hai Bravo. Capito? Questo messaggio lo teniamo lì e lo giriamo a tutta la redazione, ok Paolo? Casa Peretti, che bello ascoltarvi. Alessia, super con la canzone Scrivimi. Grazie. Grazie mille. Ma quanti siete stasera? Ma è venerdì, ragazzi. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Alessia, mi mancano lezioni del Reformer, ma... amore mio, torna a casa, io ci sono. Torna a casa, Alessi. Siete bravi e belli, cantateci Mistero di Enrico Ruggeri. Bella. Altro brano che metteremo sicuro, sicuro in programma, che a me piace tantissimo. E il gioco ci fa duro e non si può dormire. Credo di aver sbagliato la canzone, ma vi ringrazio delle vostre bellissime serate. Grazie di tutto. Salutoni Gianluca e Carlo di Castaglione Lanze. Ricordo che provateci ancora, eh. Adesso dobbiamo lanciare la pubblicità, mio caro Paolo. Torniamo in onda dopo. Mia sorella dice che la canzone è l'ultima poesia. No, la sorella è sbagliata. La canzone, la sorella è giusta, molto probabilmente sì, la sorella sì. È giusta, la canzone che è sbagliata. Ciao Enrico, buon weekend a tutti. Silvia Mottalciata, grazie. Ciao, Silvia. Torniamo in onda, gli altri messaggi andremo a leggere nel terzo tempo, perché adesso Paolo mi stai sentendo. Siete fortissimi. Buonasera a tutti, siete fortissimi. Potete fare il brano Bella Sarai della Bottega d'Arte, lo chiede Enzo, lo impariamo, dai. Lucianino. Sì. È il momento di suonarla, non dico tutta, ma quasi. Da fagliela capire. Dai, sì. Su, silenzio, proprio... Ma non è complicata. Vado? Aspetta che devo staccare la base. Vai. Ancora due. Allora. Dai. Basta. Ah, ok. Adesso si capisce. Dai, adesso su. Sì. Adesso ci... Guarda come è vestita la Chelucci con questa maglietta fina, dai, su, è facile, no? Certo, sì. Dai, che ve l'abbiamo praticamente regalata la maglietta questa sera, pubblicità e poi torniamo qui per un gran finale. Però devo dire che inizia a fare molto caldo, come è vestita Alessia, e quindi io la voglio copiare, ma solo per un motivo. Voglio far vedere anche il retro della maglietta, che è bellissimo, quindi voi amici a casa così siete più agguerriti, perché la maglietta non è solo il davanti, ma è bellissimo il retro. Quindi ti chiedo per la seconda volta di questa sera di reggermi il microfono. Okay. E io lo sapete che sono dislessico, è l'unica persona al mondo dislessica che fa televisione. Ecco, guardate che bene, il logo Rete 7, bellissimo, ma soprattutto dietro c'è la scritta Casa Peretti. Allora, che ore sono, Alessia, per favore, grazie? Non ne ho più pallida idea. Allora, tieni, molto bene, se mi facevi vedere l'ora ti appoggiavo la giacca, non è venuta neanche la gag. E si va con un paio di canzoni di Pino Daniele, vai Luciano. Dedicatissima a Tania.
sempre quando scende scale e corsa senza guardare e te vengo tutti i giorni carinetto e fatica ma buono ricchio e lontano se ne va. Aspetta che chiude l'acqua che in fondo va, tanto l'aria sa da cagliare. Ma poi quando chiude l'acqua che in fondo va, tanto te viesto per sentire per te ogni cosa può parlare ma te resta le parole e un giorno ti incontrà ma passando perché d'uno vuota gli occhi e poi se ne va. E la scelta che chiude l'acqua del fondo va, tanto l'aria sta da cagnare. Ma poi quando chiude l'acqua del andiamo a leggere adesso i messaggi. No. Cioè, ti faccio la domanda ma mi do la risposta da solo, perché adesso dobbiamo parlare su cosa succede, cosa succede sabato a Novara, vero? Oh, Alessia, così Novara, colgo sì. L'occasione per salutare anche il nostro amico Celentino. Andiamo a vedere la locandina di Celentino e Juanita, eccola qua. Celentino Alessia, sabato 18 febbraio H2 Club presenta alle ore 19:30 con una pericena. Esatto. A Marano Ticino, provincia di Novara. Insomma, e quindi se ci sono degli amici di Novara che vogliono venire a trovarci, saranno anche non di Novara, cioè anche non è che ci sono le macchine, i treni, certo, cioè non è per che carità. Forza di no, non è che non gli altri non li fanno entrare. Cioè no, non è... però non invito quelli di Luserna. C'è Salvini a Novara, perché? Non falta nessuno. No, vabbè, andiamo avanti. H2O, vi aspettiamo. Mi raccomando, è un bel sabato sera. Mentre per quanto mi riguarda, amici della provincia di Barge, sì. Ecco, non esiste, ma chi se ne frega. Sì. Io e Paolo sabato sera saremo al Gran Carnevale di Barge, quindi veniteci a trovare, ci troverete in mezzo alla gente. Bene. Ci troverete sul carro di Luserna, insomma avremo modo di incontrarci e giocare insieme, magari vi farò cantare. Dica Bianchini, dica. Amici di Torino città, Luciano e Giorgia suonano al Circolo Sportivo La Libellula. Sempre sabato. Wow. Queste cose mi piacciono, no? Queste cose, anche perché così i nostri amici a casa hanno modo di capire che non siamo un ologramma. Esatto. Ma siamo proprio, sì, sì. Questa faccia da pirla è proprio vera, quando mi vedete è proprio lui, cioè. E qui di faccia da pirla ce n'è una sola però, cioè, sì, ma per carità, ma anche senza no, che, cioè, se capito, che poi si, guarda che bella, guarda maglietta, oh, che bella, guarda che bella, bellissima. Okay. Andiamo a leggere i vostri messaggi. Meglio. Che ci avete mandato, vai Paolo. Io vorrei che questa puntata durasse ancora, non so, almeno un paio d'ore. Bianchini, sei forte, hai cantato una canzone di Renato dei Profeti, mi hai fatto sognare i miei ricordi quando amavo
in discoteca. Andavo in discoteca. Però ragazzi, è geroglifico questo. In discoteca Santià e al Supersonic. Che bei tempi. Grazie di cuore, Elvis da Turin. Ciao, Luciano. Ciao Elvis, grazie. Formidabile. Come mai ci sono un po' italiano, un po' egizio qua? Bello però, è molto bello, però è difficile leggere in diretta. Ciao Enrico, prima di tutto credo che la ragazza meriti un elogio, perché brava, ma gliele faccio sempre, ma anche affascinantissima. Amico Peiretti, io ti chiedo di dare un saluto per me a Blasone. Ti ringrazio, Miki da Novara. E allora va bene, lo mando. E io ringrazio Miki di Novara per questo complimento, grazie. Ma certo, ti saluto anche Blasone per di più. Ancora! Peirocan e il suo potente assolo di battaglia. Madonna, ma Peirocan. Sto bene però, eh. Sì, sì, bene. Sì, certo. Qua diciamo meglio, che sì. No, qua sono entrato un po' più nella parte e ho aperto un po' troppo il frigorifero, ma va bene, eh. Va bene, secondo me. Buonasera Casa Peretti, vi chiedo per favore se cantate addio dei Comacose. Grazie da Giulia, dimenticavo presenti, ma si arriveranno tutte quelle di Sanremo, le stiamo imparando, le stiamo studiando. Valentina sì. È da 3 giorni che non esce perché lei proprio tutte le impara. Alessia, sei il numero uno. Mi ricordi tanto la Nicoletta Strambelli, ma tu sei 10 volte meglio. Censino da Via Torino di Mondovì. E io ti ringrazio tanto. Censino da Via Torino. Fa pure Rimino. Peccato che non abita Poirino, sennò farei Censino da Poirino, Via Torino. Oggi è la giornata dedicata ai gatti, Giuse da Novara. E salutiamo sì. Tutti i gatti all'ascolto. Ciao. Come ho detto all'inizio, questo piccolo grande amore. Attenzione! Gli animali! Brava Paola! Il primo messaggio che è arrivato col titolo esatto, Paola d'Armeno! Brava, hai vinto la maglietta! Ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, brava Paola! C'è anche Rosa? C'è la versione da femmina, leggermente più vabbè, ma sancrata. La canzone Piccolo Grande Amore di Baglioni. Mi chiamo Serena da Saliceto Cuneo. Hai ragione, Piccolo Grande Amore. Scrivete anche il nome e il cognome. Vince il primo che arriva, il primo che va in onda. Siete fantastici, vi guardiamo sempre. Paolo e Alessia da Chivasso. Ciao, grazie. Chivasso. Ciao, grazie. Ciao Paolo, ciao Alessia. Ciao a tutti voi, Enrico, un grande trascinatore. Alessia sublima, Luciano grazie. Grandissimo. Un abbraccio grandissimo a tutti voi. Osvaldo da Venaria Reale. Ciao Osvaldo. Grazie, ciao. Posso farlo anche stasera, dai. Vedi come balla Osvaldo. Prima o poi lo invitiamo a ballare. Questo piccolo grande amore, lo dice Cristina da Lecchio Tanaro, la canzone giusta, siete solo arrivati leggermente in ritardo. È tutto questione di tempo. Questo piccolo grande amore, Giuseppe e Anna Maria. Lo dicono anche Marina e Mauro da Corio Canavese. Grazie ragazzi. Ciao Alessia, ciao Enrico, Luciano, bravi per la bella serata. Siamo sempre con voi. Un saluto da Giacomo e Silvana. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Un abbraccio. Che abbia capito mia sorella, quella di prima, questo piccolo. La canzone giusta, saluti alla sorella. Oggi è la giornata dei gatti, viva Blasone, Brinetta, Romy e Romy. Grazie, Romy e Romy, grazie. RR, B e B. Blasone, Brinetta, ciao Enrico, Alessia, Luciano, siete strepitosi. E Alessia, hai un bellissimo look stasera, un abbraccio, buon weekend a tutti. Valentina, dalla provincia di Genova. Ciao Valentina, ciao, grazie. Valentina. Grazie Valentina, un abbraccio. Ciao, potreste fare Freddo Diamante di Daniel Danieli. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Mauro per i complimenti, non la conosco, ma vedremo di andarla ad ascoltare e forse di imparare un brano nuovo che ci fa molto piacere. Pino Daniele per sempre nel nostro cuore, grazie Luciano, un caro saluto ai tuoi vicini, dai tuoi vicini Antonietta e Francesco. Ciao Francesco e Antonietta, grazie. Bravi ragazzi, superlativo Luciano, Nellina, a proposito di Napoli, Napoli in vantaggio, dico solo questo, sta giocando contro, ha segnato Caravastreglia. Ciao Nellina. Caravastreglia, quello lì fortissimo. Bene. Buonasera a tutti voi, sappiate che io seguo tutte le sere anche se non vi invio, siete un piacevole momento di spensieratezza, grazie Antonio D'Amati, grazie. Di ciao, cuore, Antonio, grazie. Ciao. E ormai lo scudetto è già quasi nel cassetto, poi con quello Caravastreglia è fortissimo. Ciao, siete bellissimi e carissimi. Bettatino. Bettatino, grazie, ciao. Ciao. Qua bisogna infilarsi, sennò. Eccolo, risultato 0-1. Ecco, adesso devi dire il nome, aspetta. No, mi rimetti un attimo il risultato del Napoli in diretta, perché poi dicono che non siamo in diretta, eh. Allora, Xfica. Dillo tu, Luciano, quel nome lì. Crava è un'altra cosa. Ho sbagliato. Comunque, complimenti a sto ragazzo che sta facendo un campionato strepitoso. E complimenti anche per la società per aver puntato su di lui, perché
Io è da tanto tempo che non vedo un giocatore giocare così bene a calcio. Anche una bella squadra comunque questa. Ma lui fa la differenza. Signori e signori, ha cantato per noi Alessia Chelucci. Ciao, buon weekend, a presto. Luciano Bianchini. Ciao a tutti, a presto. Ha diretto la regia Paolo. Ciao Paolo. Paolo, preparati che domani andiamo a Barge al carnevale. Grazie Giuliano e grazie Enrico Peiretti. Sono io. Sì. Sono sempre io. È sempre qua. Se volete rivedere questa puntata 21.30 sul canale 83, altrimenti questa notte alle 4:15. Cercateci su YouTube. Buon fine settimana a tutti. Ciao! A presto, ciao!